Piazza Muzzi e via Cesare Battisti, il nuovo centro della movida pescarese. Eventi, musica e intrattenimento fino a tarda notte, ma i residenti non ci stanno. Hanno incentrato il discorso sulla una pseudoeconomia che potrebbe essere rilanciata da queste attività commerciali che noi rispettiamo, perché comunque sono sicuramente imprenditori e persone che comunque lavorano per campare anche loro, ma anche noi la mattina dobbiamo andare al lavoro, ci sono persone anche anziane, ci sono bambini che devono andare a scuola e ci sono anche persone che fanno lavori complicati nella vita, sono dottori, medici che vanno in sala operatoria e ci sono persone che non possono fare tutte le notti questo genere di vita. Penso che chiunque di questi lavoratori e chiunque tra i nostri amministratori, quando decidono di andare a letto, spengono la luce della camera e dormono. Noi questo non possiamo farlo. È una responsabilità durissima, una responsabilità fortissima politica di questa amministrazione e soprattutto noi ci attaccheremo fino alla fine ai nostri diritti e cercheremo di perseguire anche le responsabilità giuridiche. Ci venissero a spiegare qual è il compromesso che volevano trovare di fronte a questa situazione. Per noi l'unica soluzione è quella di far cessare le attività ad un orario ragionevole che permetta ai residenti di riposare. Purtroppo l'unica soluzione che permette il riposo è la cessazione delle attività, altrimenti le persone non andranno mai via da questa zona, non ci sarà mai il silenzio. Le attività a una certa ora devono chiudere. Le leggi dello Stato regolamentano la notte dopo le 22 e qui le serate iniziano alle 23, a mezzanotte inizia la serata e anche il normale passeggio di queste persone reca un disturbo con un rumore che va al di sopra di ogni limite di legge e questo invito le autorità competenti a venire a verificare in modo che possano imporre un risanamento all'amministrazione comunale. E poi quando si va avanti e comincia a salire il tasso alcolico, nelle ore più notturne, quindi dopo le 2, le 3 di notte, iniziano schiamazzi, corrida a stadio, bottiglie rotte, anche atti di vandalismo nei confronti di automobili parcheggiate e quant'altro.